da questo luogo di felicità, perché è luogo di pace, di raccoglimento, di preghiera, di autenticità, di amore fraterno, di perdono altrettanto fraterno, continuiamo la nostra riflessione su questa educazione alla felicità. E dopo il rigidismo e il buonismo, che oggi cercheremo ancora di completare, come atteggiamenti da evitare, sia da parte dell'educatore che nell'educando, poi vedremo la mancanza di trasparenza e l'irresponsabilità. Bene, dicevo, da questo posto mi viene in mente spesso un atteggiamento delle persone. Quant'è che una persona è buona? Noi spesso confondiamo, come dicevo, il buonismo con la bontà. La persona buona non è sempre quella che dice sì, quella che fa finta di niente, quella che non tocca mai le ferite, quella che non aiuta l'altro a capire le proprie responsabilità, i propri errori, i propri difetti. No. La persona buona è proprio quella persona che ti mette dinanzi alle tue responsabilità. È la persona che ti sa dire dei no. Che ti sa dire dei sì e dei no. Chi dice sempre sì è un buonista. Cioè un buono a niente, detto in maniera paradossale. Non è capace di educare perché lui stesso non è e non si è educato alla bontà e non è stato educato alla bontà e quindi alla felicità. Se il rigidismo crea persone dipendenti, incerte, insicure, il buonismo crea persone dalla vita sregolata. Crea altre forme di dipendenza, la droga, l'alcol, il sesso. Il buonismo crea dei pigri, crea delle persone bugiarde, crea delle persone maleducate, cioè delle persone che non sono autentiche con le altre perché non sono autentiche con se stessi. Spesso, quando una persona ci dice no, noi diciamo che è senza misericordia. Ma sentite che cosa dice Papa Francesco, questo Papa che tutti quanti, o alcuni, definiscono distruttore della Chiesa, definiscono come colui che sta confondendo la Chiesa e l'uomo. Questo Papa dice che la misericordia non è buonismo, nemmeno sentimentalismo. Qui c'è la verifica dell'autenticità del nostro essere discepoli di Gesù. La misericordia non è buonismo. La misericordia è anche dire no. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.